Partite sempre ricche di gol, quelle tra l'Udinese e la Sampdoria. L'anno scorso i Liguri vinsero per 5-4 qui al Friuli e per 4-0 a Genova. Siamo al primo tempo, al primo minuto di gioco, il tiro di Birov, forse toccato di mano da Mannini. Al terzo minuto la punizione di Baleri, Turci respinge con i pugni. Al quarto minuto il cross di Bachini, l'uscita di Ferron su Birov. Settimo minuto, Amoroso, grande palla per Birov, il suo tiro pallonetto, è grande l'intervento di Ferron sul calcio d'angolo, il velo, poi il tiro, il gran gol di Calori dal centro dell'area ed è il vantaggio dell'Udinese. Siamo al settimo minuto e 1-0. Diciottesimo, Amoroso per Poggi, Poggi entra in area, perde un po' di tempo, poi neppure Birov arriva sul pallone. Al diciannovesimo, ancora Amoroso, affronta il portiere della Sampdoria, viene toccato, sicuramente dice l'arbitro Ceccarini e forse anche le nostre immagini, dunque calcio di rigore, se ne incarica Birov, grande parata di Ferron, possiamo rivedere anche da dietro, forse ecco il grande intervento di Ferron. Ancora la fuga di Amoroso, palla per Poggi che avanza, poi prova il tiro di sinistro e sciupa questa favorevole occasione. Dal possibile raddoppio al gol del pareggio Tovalieri. Tovalieri tira poi il colpo di testa quasi casuale di Montella, comunque molto furbo l'attaccante della Sampdoria, ed è il gol del pareggio. Sampdoria che trova ancora continuità di azione, c'è questa parata di Turci sul tiro di Montella. E qui siamo invece al gol del pareggio con Birov sul calcio d'angolo di Valem. Ecco impetuosa là con il colpo di testa di Birov. E qui siamo ad un episodio, vedete che Bogossian riesce a tirar fuori il pallone quasi dalla porta, ma comunque si rivarrà poi al 38esimo, c'è lo stesso tiro di Bogossian che vedete viene toccato da Turci e Turci commette un grave errore. Siamo sul 2-2. La Sampdoria ancora in avanti con la traversa di Montella e con queste immagini si concludono i primi 45 minuti, risultato 2-2. La ripresa riprende appunto con l'avanzata dell'Udinese. Questo tiro di Pierini sembrava un cross di testa raccolto sulla punizione di Amoroso e vedete che Pierini cerca al centro, invece va a trovare proprio l'incrocio dei pali sull'angolo opposto. Alla 14esimo la grande azione Elbeg, poi il tiro di Amoroso, il tiro di Valem e Ferron che interviene per due volte, poi è ancora questo intervento punizione di Veron che viene deviato e qui siamo a un'altra azione molto confusa con Bertotto che tocca in area, lo vedete, tocca in area con un piede, il piede sinistro di Tovalieri, per Ceccarini non è rigore, per Ceccarini è invece da espulsione, questo è giusto, questa gomitata di Mihajlovic ai danni di Locatelli, vedete la gomitata e vediamo anche l'uscita di Mihajlovic. E al 40esimo c'è ancora un'azione dell'Udinese con il palo di Elveg che è stato lanciato da Locatelli. Questa è la partita, questo il risultato che possiamo definire, anzi possiamo dire sicuramente un risultato giusto per quello che si è visto in campo.